Che giorno infame per iniziare un video, eh? Bella zii, oggi andiamo, sono sceso senza morire, a Fiano Romano. Perché si anda a Fiano Romano, fra? Ad Amalia, andiamo a mangiare la pizza! La pizza! Sono 20 minuti in autostrada e siamo arrivati, andiamo! Ma non è... cioè, non è... capisci? Ah, però voi mi sentite come se fossi perché il microfono... No, facciamo così... Perché stiamo andando... Stiamo andando all'ospedale perché stiamo per morire. Ma quando mai la signora non sa guidare? Oh, che pomodorino. Oh, allora so io che non so guidare a questo punto. Ti devo raccontare una storia se vogliamo fare sto video. Allora, ci sta una ragazza, una giovane donna. Che mette su presto famiglia. Viene, sta a Fiano Romano col marito, ha tre figli e per occuparsi della famiglia e tutto decide di accantonare un po' i propri progetti, i propri sogni per il momento. Più grande, verso i 40 anni mi sembra, il marito le regala un corso da chef e lei finalmente può cominciare a impegnarsi nelle proprie passioni. Il marito le dice: guarda, hai sempre dato tutto per la famiglia, adesso prenditi il tempo per te. Alle prime lezioni lei vede il lievito madre, che è un lievito molto particolare, una volta l'avevamo anche raccontato. Vede sto lievito e dice: voglio lavorare così, con questa cosa. A quel punto diventa pizzaiola, vuole aprire una sua pizzeria, con l'aiuto della famiglia l'apre e Amalia Costantini apre Mater a Fiano Romano. Raga, in meno di 3 anni arriva a 3 spicchi di Gambero Rosso, che è il massimo degli spicchi che ti può dare Gambero Rosso. È una delle migliori pizzerie italiane, secondo molte persone, pure secondo me. E oggi stiamo andando da Amalia perché lei è famosa per essere molto eclettica in cucina. Molto eclettica. Fa pizze molto particolari, per esempio pizze col purè o pizze col cinghiale, pizze coi fiori. Quindi iniziamo sto viaggio, andiamo da Fiano Romano, conosciamo Amalia, c'eravamo già stati una volta, ma il nuovo menù ha delle chicche particolari e le vogliamo provare. Quel video ci tenevo un sacco e andò male. Il peggior video. Il peggior video del canale. Il video però che volevamo. Era quello in cui c'eravamo proprio emozionati, era i primi tempi del canale, quindi 7-8 mesi fa, e droppò malissimo, meno di 7 mesi fa. Ma quando abbiamo aperto sto canale? A maggio. Ieri. Le mucche. Fanno mu, ma una fanno mu. Il budino al latte con le macchie, super goloso, super cremoso. Perché c'è un uomo in autostrada? Alla fine tu allora. Perché sì, davvero, sì. Tra 10 anni dopo. Provo tutti i caselli dell'autostrada. 10 anni dopo, perché uno mi riprende? Pov. Sembra che stavano a buttare un anello dentro al Monte Fato, è molto bello. E tu sei anche alto quanto no. Però mi fa sempre body shaming. Ma anzi, poi non sono io, non è so 1,70. Sono io alto. Sono 1,70, ma mi rovina la vita quest'uomo. Ti rovina la vita. Mi rovina la vita, regà. Già da c'ho il piuttosto complesso. Casello, no, infatti, mo paghi te che hai fatto body shaming. Guardalo il body shamatore che non sa pagare i caselli e si impiccia le mani. Ah, te stai a vergognare, eh? Che fai le battute, c'è il casellante che te giudica. E siamo arrivati. Ora ti faccio vedere un po' il posto. Bella per Fiano Romano. Pensa che qua, che comunque non è una città grossa e tutto, Amalia ha deciso di aprire il suo locale, che mo te lo facciamo vedere. Proprio perché era affezionata al posto in sé, è cresciuta qui. Pensa quanto disegna un posto. Anche, cioè, pensa quanto guadagnerebbe in più. Quante persone gli hanno detto: oh, guadagni in più se vai a Roma e tutto. Che è anche vero, magari. Però il luogo dove cresci. Ah, non l'ho specificato, ma la pizza di Amalia è particolare. Un incrocio quasi tra la napoletana e la romana, lo possiamo dire? Sì, forse sì. Preferisci la pizza romana o napoletana, zii? Litighiamo nei commenti. Famolo, dai. Scrivi romana o napoletana. Io sono troppo emozionato, ogni volta che veniamo in viaggio, namo. Se oggi siamo qua, per tutte le cose che vi ho detto, lei è la figura dietro alle cose che vi ho detto. Lei? Grazie. Amalia ha detto che ci farà assaggiare un sacco di sorprese oggi. Eh sì. Ma ce le spoileri o... Io te le porterei mano a mano e poi sorpresa. Te le racconto. Sorpresa. Faccio io? Sì. Prima di far video però, Amalia ogni giorno lavora farine e fa il pane. E ci fai vedere il pane? Certo, venite con me. Ti voglio bene, Amalia. Appena sfornato, caldo, fatto con amore. Amalia ci ha detto che il pane canta. Il pane canta, quando esce dal forno il pane canta. Se state in silenzio lo sentite.
Ce n'è adesso uno. Ancora non si sente, non si sente più. Il suono sarà bassissimo. No, ma anche perché è uscito già da un quarto d'ora, 20 minuti, quindi appena esce comincia a scricchiolare tutto, è un suono meraviglioso. Col fatto del lievito madre, che come l'utilizzo e come lo studia e anche quanto è brava a usarlo e farlo, la svelatura del pane e delle pizze di Amalia è bellissimo, perché è proprio grosso, sono queste bollone belle, sono pulite, linde. Beh, ci tengo molto alla svelatura. Alla bellezza grazie. Del... Sì, quindi rivedremo questo. Mamma mia, sono contento. E ora andiamo al tavolo per aspettare le cose. Ok, e vediamo tutto a sorpresa? Sì, tutto a sorpresa, davvero Amalia, cioè nel senso ci fidiamo. E ci penso io. Famolo. Ci mettiamo seduti. Amalia di solito non è aperto a pranzo, è aperto solo per farci fare questa esperienza a noi. Quindi sono proprio contento. Mentre aspettiamo le sorprese, ti faccio vedere il menù. Il ristorante di Amalia si basa su una ricerca del gusto e dei sapori da accomunare tra di loro, che è molto particolare. Cibo buono, ricercato, prezzi abbastanza elevati. Guarda il supplì allo zafferano come antipasto, il supplì al salmone. Come ti stavo a dire, il ristorante di Amalia usa materie prime di alta qualità, ma anche i prezzi quindi di conseguenza sono abbastanza elevati. Per esempio la pizza meno costosa è sui 15 euro e arrivi a pizze come quella al polpo che costa 27. Insomma, non ci viene a prendere la pizza al taglio, zio, qua. Ci sono persone che ci vengono anche da 100 km di distanza per fare esperienze, food blogger e non. Proprio per dire, se un po' una cucina molto culturale, ricercata. Dipende quello che vuoi. Io direi venice, perché l'altra volta è stato bello. Però vediamo questa volta per il nuovo menù come sarà. Oh, sono arrivati i fritti, zio. Guarda che roba, questo è il timballo. Questo è il timballo radicchio con brodo di sale e noci. Questo? Fonduta di parmigiano, 48 mesi. Quello è un supplì zafferano con una perla di parmigiano, sempre 48 mesi. E quelli? Quello è quella Chris, sono le chicche, quelli sono i supplì particolari del Mother, quindi questo è un supplì con la zucca e speck. Questo salmone selvaggio e questo è un timballo gricia con guanciale di sauris. Sauris vicino Udine, vi ricordate la storia bellissima? Sì, sì. Abbiamo chiesto se possiamo abbassare un po' la musica, ti voglio far vedere sto supplì. Supplì zafferano con riso acquerello, zafferano monticiano in pistilli, con cuore caldo di parmigiano reggiano 30 mesi, cibaria servito su crema di zafferano. Te lo provo a rompere davanti, eh. Sembra di aprire uno scrigno, raga. Siamo tipo Indiana Jones. Ok, raga, quello con lo zafferano con dentro il parmigiano fondente è qualcosa d'assurdo. Il profumo del zafferano è veramente inebriante, raga. Oh, cioè, allora, la crosticina è veramente, guardala, è perfetta, omogenea, piccolissima, riesce a contenere tutto. Forse l'unica cosa è il riso, però quelli sono gusti, a me non piace pastoso così, preferisco quello magari un po' più cremolato, non te lo so definire, però veramente bello. Andiamo sull'altri. Timballo radicchio con bucatini del pastificio graziano, radicchio, noci, blu di bufala, 4 portoni, servito su fondura di parmigiano reggiano, 30 mesi cibaria. Te lo apro davanti, eh? Sì, sta scottando, sto morendo, ma... Oh! Guardalo, guarda che magia. Bella la combo parmigiano radicchio. Senti il caldo e anche le punte quasi amare del radicchio. Preferivo quello allo zafferano perché mi piacciono più i sapori così. Ma questo è ignorante, lo sai? Poi il bucatino dentro, raga, il concetto di rimballo è, guarda, è veramente... Questo è food porn, le chicche. Questo qui è il supplì al salmone con salmone selvaggio e brandy. Questo è il timballo di gricia con guanciale di sauris, pecorino romano DOP, cibaria, pasta dolce e bassa salinità, servita su fonduta di pecorino. Questo è il supplì di zucca con zucca, speck friuliano e prola di agerola affumicata. Cominciamo con quella alla gricia. Io lo so che sono ignorante e che quelli di prima erano gourmet, però questo è il più buono. Che bello il romano, tingo pure il dito nel pecorino fonduto. Che buono il romano. Namo di salmone. È preciso a metà, eh. Profumato questo. Il salmone dà un bel gusto di selvaggio. Di... Oddio, sto in una foresta della Scandinavia all'improvviso. Bello generale l'effetto. Wow, a livello di sapori, però vince ancora la gricia, mi sa. Andiamo avanti con quella alla zucca, che
che è questo qua. Questo con lo spec friulano può abbattere quella alla gricia dal profumo. Oh no. Vince gricia. Buona però. La gomma è assurda, guarda che bello. I pezzetti di speck dentro sono assurdi, sono belli gustosi e c'è la cremosità della zucca, quindi mi crea tutto questo composto unito che... me coglioni. Ok, mo aspettiamo le pizze. E se mentre noi aspettiamo le pizze, te metti like a questo video. Grazie, anzi, grazie, bella pettezzi, bella. Anzi, anzi, guarda. Allora, questa è la milanese. Questa è la milanese, ma questa quindi è la pizza quella famosa, quella col... Questa l'ho inventata di ritorno da un viaggio da Milano. Ovviamente sono andata in un ristorante tipico di Milano, Arlati ci devi andare perché è veramente meraviglioso. Forza. Abbiamo mangiato il risotto al salto, uno stracotto di vitella e praticamente io poi ho inventato la pizza. Questo è un purè allo zafferano e uno stracotto di vitella e una crema di zafferano. Ah, io lascio il canale e fa il canale sulla maglia perché dice le cose belle, io non le so dire. Oltre all'alveolo che merita oggi. Si so. Vede veramente tanto, lo riesco a far vedere in camera? Certo, adesso fa parte di quella. Porca. Va bene, vabbè, fa parte del gioco. Dai. Amalia, perché io mi odio? Guarda l'alveolatura, raga. È morbido, grande, bello. Damo sto morso. Oh, vitello sopra la pizza, la prima volta che lo mangio in vita mia. Purè sopra la pizza, la prima volta che lo mangio in vita mia. Quanto cazzo è brava Maria Costantini. Buono. Che bello, che bello. Sente lo zafferano nel purè? Si sente lo zafferano nel purè. È la combo di pasta alla pizza con il purè, che quasi si unisce proprio, diventa una sfera magica del gusto. È bellissimo. Il fatto credo che te la devi mangiare abbastanza in fretta, perché il purè se no rischia di ammosciare la pizza, che potrebbe essere il problema di te la gusti molto meno fragrante e bella, quasi croccante il fuori. Quindi è da mangiare quasi veloce sta pizza, ma il gusto, regà, è... il purè è qualcosa di incredibile. Ma guarda veramente il vitello, lo stracotto è perfetto, è perfetto. È d'autunno fatto pizza, buonissimo. Andiamo avanti con l'autunno, con la prossima pizza. Guarda i colori del defoliage. Allora, questo è un purè di castagne, fungo galletto ripassato, crumble di sauris, una coulis di uva e liquirizia. Però ci pizzi Amalia, eh? Vai, mangiala. Ma tu hai tre figli, Amalia. Tre figli. Che ne diresti di un quarto? Il profumo è qualcosa di indecifrabile, indescrivibile, incommensurabile, impermeabile. Si sentono sia le note affumicate quasi del guanciale e contemporaneamente il culì, che è, non sono i sederi là, sono la frutta frullata e filtrata, uva e liquirizia in questo caso, che da questa nota così dolce sembra davvero di stare davanti all'autunno fatto pizza. Un po' come l'altra pizza. Diciamo che in generale se l'autunno facesse pizze sarebbero così. Raga, pizza. Bisogna mangiare pizza e scoprire pizza. Mi scrivi nei commenti anche i posti da andare a provare a base pizza. Consigli, raga, qualsiasi cosa anche a Napoli, dove vi pare. Credo che le persone possa piacere o meno in base a quello che si aspetta. Per esempio, la pizza della Maria Costantini, guarda. Il condimento è posto proprio sopra la crosta. E il bello, in generale il buono è il connubio di tutto. Quando invece nella pizza classica che conosciamo ci sta su cornicione, dentro sugo, mozzarella, tutto quanto messi proprio a coprire semplicemente l'impasto, non crostato. Invece il fatto che qui ci sia sempre l'effetto crostato insieme a mollica è qualcosa di abbastanza diverso e di unico. Guarda la morbidezza. Te lo voglio far vedere anche dentro, guarda qua. Guarda, il fatto che ogni volta che mangi una pizza Maria Costantini senti in sottofondo questo qua. Lo senti? Mamma mia. Una mamma. Assaggio. Tutto in boccone. Dillo fra. Lo senti il crunch unito a tutta quante le altre. Il purè di castagna è assurdo. Ma buonissima. Fra, però non devi dire parolacce. Cazzo. Non le devi dire. Ma no, mi dà fastidio questa volgare, cazzo. La terza pizza. Questa non ha un nome, è la pizza con il ragù di cinghiale che ti avevo promesso quest'estate. Ti ricordi? Non lo ricordo. Ma c'è il melograno. Sì. Buonissimo. Questo è purè. Ragù di cinghiale.
macerato nel vino rosso. Questa non è sul menù. No, questo è un fuori menù. Però è sul nostro tavolo. Sì. È la cosa più importante. È un po' spartana, diciamo. Ma spartana cosa? Ah, ma la devi smettere di offendere le tue pizze. No, vabbè, nel senso le faccio più belle. Questa non è bellissima, ma è buonissima. Vabbè, abbiamo capito che Amalia si offende da sola. Andiamo a provare questa delizia, calcola. La pizza col purè e il ragù di cinghiale. Ma che altro devo dire? No, mo. Il profumo è di un selvaggio. E adesso devo chiedere se l'ha cotto nel vino. Macerato e cotto nel vino. E si sente tutto. Non mi stancherò mai di fatti vedere quanto è morbida sta mollica. L'impasto di Zeus, sì. Questo riesce a essere proprio al giusto punto tra croccante e impregnata di sto sugo del cinghiale, sto sughetto con sto purè. Ma poi guarda anche il colore. Questa è la mia preferita da tutte e tre, calcola. Cioè, se vieni qua, prova questa. Se arriva nel menù, probabilmente lo sarà di più invernale rispetto a mo. Questa va prenotata comunque. Mamma mia. Sta accenno del rosmarino poi che rinfresca un po' il tutto. Raga, De Cristo. La pizza De Cristo. Gli ho dato io il nome a questa. La pizza De Cristo. È venuta Giorgia, la nipote di Amalia, dice che in realtà il termine corretto, più che marinato, più che macerato, è marinato. Ecco qua con i dolci. Sono arrivati. Tutti i colori sempre dell'autunno e la zuppa inglese per la tradizione. Questa cosa che Amalia tenga alla color correction dei piatti. Allora, questa è una bavarese tre cioccolati, questa qua è una cheesecake al caramello salato con anacardi e questa è una cheesecake alle castagne. Questa è la zuppa inglese, questa che è, questa zuppa è tipica tua. È proprio tipica, questa me la riporto proprio dalla tradizione, questa la adorava mio padre, la adora tuttora perché ancora ce l'ha mio padre. Meno male. E ogni volta che la faccio, gliene faccio anche una a lui, quindi è il dolce preferito di mio qua padre. Qua dentro sembra di stare a casa, cioè l'effetto casa. Mi fa piacere. È, fa piacere è un brutto perché... che alla fine si debba pagare, però per il resto invece è proprio casa. Mi fa piacere perché è quello che voglio trasmettere io, la famiglia. La famiglia. Casa. Perché per me è come se fosse mater, poi è per quello. Guarda zie, guarda zie. Tuo padre? Tuo fratello? Tu. Tu sei quello venuto male, stupido, guarda. Cadi di fronte alla complessità della vita. Non è vero, sei una cheesecake meravigliosa e basta con quella faccia triste, sorridi. Questa qua è la bavarese tre cioccolati. Non so, è morbido. Cioccolatosa. Di solito non mi piacciono le cose con la consistenza così. Mi sa che mi piaceranno più le cheesecake. Però se ti piacciono tipo l'effetto masticà, nuvole, gelatinose, questa. Caramello salato e anacardi tostati. Aspetta che prendo pure un anacardo. Lo metto qua. Guarda che bello. Namo, guardala. Questa sa proprio di bello, eh? Le cheesecake sono più buone delle cose morbide. Perché la cosa mezza crunch e tutto ti fa la combo definitiva perfetta. Dai, c'ha ragione, zio. Però andiamo sulla terza. Ed ecco qua la cheesecake con le castagne. Questa è la più invernale, vedi? Ciaone. Ciaone. Questa passa il De Cristo test. Questa è, mamma mia, che buona la castagna. No, mi sono già scordato l'amore per gli anacardi. Cioè. E non credo la batterà neanche la zuppa inglese, questa qua. Castagne di tutta la vita. E mo, la zuppa inglese. Però prima ti devo dire una cosa, zia, è da un po' che te la... È da un po' di tempo che... Vuoi mangiare la zuppa inglese con me? Ci divertiamo con poco. E... Oh, cucchiaino! La zuppa inglese si mangia prendendo tutto, però devi prendere pure la marena sopra e allora devi prendere così, così, prendi la marena e con sto mega cucchiaione fai l'assaggio. E mo andiamo a chiedere se usa le amarene Fabbri, perché sono un sacco buone. Sì! Sono le amarene Fabbri. È proprio una bella giornata oggi, lo sai? Tranne la pioggia, ma poi mi piace la pioggia. La spumosità è qualcosa di incredibile. E il pan di Spagna bagnato dallo sciroppo dell'amarena è qualcosa di divino. Senti, il video è finito, ti ho fatto vedere più o meno tutto. Mo' finiamo i dolci. Prima però vi ho fatto vedere il pane d'Amalia che lei viene qua a sfornare ogni mattina. Lo andiamo a tagliare insieme e ci vediamo un po' sta cosa. E poi
andiamo a fare le conclusioni del video. E eccoci qua in cucina, questa è la forma di pane, assisti al taglio, sì, questa è tipo preghiera. Mamma mia, che grazie. Bello! Fa venire una voglia di spalmarci sopra roba. Guarda, o di metterci. Ma lo porti a casa stasera? Cioè, il pane? Cioè, mezzo per te, mezzo per lui. Perché ma davvero? Io amo regalare il pane. Questo è perché tu lo vedi come un gesto molto sì, di. Un gesto d'amore. Ma ti rendi conto? Cioè, è proprio famiglia. Questo è il concetto di. La gang della farina. La gang della farina. Che significa per un sogno, zii? Allenarsi a calcio quando piove. Oh, è la stessa sensazione, calcola. Amalia Costantini ha combattuto contro tutto e tutti, si è fatta l'affari sua e si è costruito il suo regno. A Fiano Romano quando vorrei che fosse a Roma, ma il suo regno. Il fatto di far pane, di condividerlo tipo famiglia, il concetto proprio del cibo come maniera, modo per essere accomunati, sta intorno al fuoco a mangiare, qualcosa proprio di primordiale dell'essere umano, è qualcosa di bellissimo e magico. Fammi un recapone un po' più romano, meno poetico, sì. Esperienza. Costo relativamente alto. E materie prime di una qualità di Cristo. In più la professionalità di Amalia. Calcola come posto assolutamente consigliatissimo, viviti l'esperienza. Però dipende anche cosa cerchi, perché mi raccomando, è sempre quello il concetto. Se voglio fare qualcosa di un attimo più particolare o voglio andare a mangiare come sfondamme, perché non credo che puoi venire da Amalia Costantini a sfondarte, sì e dai, no? Anche se noi lo facciamo, ma questo è un altro discorso! Siamo in auto, stiamo tornando a casa. Bella! Oh! Che bello, che bella esperienza, che bello tutto. Ci sta ancora spazio nel, per la poesia. Solo quella però, perché infatti il resto l'abbiamo mangiato tutto. Ah raga, bella per tutti. Come al solito, se ci avete posti da consigliarmi, commenti Instagram, commenti qua sotto, dove vi pare. Bella per te, bella per tutti. Bella sì.